Buongiorno. Buongiorno amici, buongiorno. Letto fatto, dormito, tutto a posto. Lui russava, ragazzi, russava, non si può. Cioè io già ieri sera ho preso sonno. Praticamente. Ieri c'era una manifestazione, una, come si dice? Una, mannaggia, non viene in mente. Una principale. No, tipo di recita. È una recita, un teatrino, no? Di persone grandi, però. Ed è praticamente quanti metri? 5 metri. Oh, 5 metri. Quanti faccio vedere? 10 metri. Oh, questo è il geranio di ieri. Non è il geranio, guarda. Guarda quanto è bello, guardate, ragazzi. No, vedete lì? Dove sta quell'impalcatura? Aspetta. Lì ci vedete la sazizza. Così impalcatura. Così e tutto verde, guardate, eh sì, poi quando usciamo diciamo sì, praticamente hai fatto sta zoomato, no, potete dire. Ok, no, pensavo che stava ancora zoomato, vedevo il faccione. Praticamente a quella distanza lui ha preso subito sonno. Cos'è buio, però? Metto di qua che c'è la luce. No, ancora peggio. E praticamente lui appena si è messo nel letto ha dormito. Io ho detto vabbè, mo faccio un po' di giornaletto, no? Cruciverba, reazione a catena. Dove così prendo sonno. All'improvviso si sentiva tipo gridare due persone. Ho detto che è? Poi rullo di tamburi. Ma dopo ho detto io, mo quando. Come gridavano? Non si capiva niente. E poi c'era il rullo di tamburi. E niente, praticamente erano le 11 che poi ho dormito per stanchezza, perché sennò mentre stavo facendo il giornale sentivi poi stava calmo, dopo due minuti mamma mia, meno male che poi per stanchezza ho preso sonno. Niente ragazzi, ieri stavano 37 gradi, stanotte mi sono svegliata che ho dovuto chiudere le finestre che faceva freddo. In effetti fuori c'è vento. E tutta la c'è vento. Ragazzi, questi piumini sono meravigliosi. Comunque, io riesco a salutare Ettore. Che Ettore, non so quanto siamo distanti. A Daniele Sensi, che voleva sapere a tutti i costi. Però poi ieri ho connesso. Lui si era avvicinato quando ha detto. Non l'ha dato proprio in testa. Germania. Che ieri appena ho connesso un po' il cellulare su internet, che ho pagato tutto. Messaggi, cosa? Poi ho letto i messaggi da Daniele Sensi. Ti prego, dimmi dove stai. Non è una telenovela questa. Vado. L'hai saputo. Sta caricando il video, Sta caricando il video, quindi. Oggi lo vedrete. Vabbè, ieri. Vabbè. Allora, ragazzi, questo qui è l'albergo. Beh, si vede poco perché c'è. Ah, ecco. Accese le luci. Questo è. Piante a morire proprio, se uno è allergico. Ragazzi, se non so se avete notato sta cosa. Il porcellino che ci dice. Banken. Piante. Cuori. Cos'è le scale? Se scende ad uscire. Scale. Scale a chiocciola, scale. Primo piano. E minchia che vento. È chiuso, è aperta. Oh, minchia che vento. La cioccolata calda. Addirittura. E comunque, ecco, l'ho appoggiato dalla macchina. Guarda, avete visto l'albergo? Guardate quanto è bello. Quanto è bello! Sarà là sopra praticamente. Ah? Sì, sarà là. Se noi siamo a questo piano? Sì, no, le tre finestre non sono quelle? Sì. Noi siamo qui. Poi sopra altre persone. E là sopra Giuse e Andrea. Ci abbiamo due e due di qua praticamente. Com'è? Noi abbiamo due di qua e due di là di finestra. Ecco un po' di sole. Poi questo qua è una specie di gazebo con. I tavoli e. Ah, come si chiama l'albergo? Davanti. Si chiama.
Si chiama, ragazzi? Si chiama... Gastons Zoom Friends. Vabbè, ha un nome così. Ed è tutto questo. Poi questo non so che cosa sia. Quella sarà la chiesa. Sì, andiamo a fare una camminata di là. Poi regionale. Zoom Creus. Capero vuol dire. Poi la fontana. So, ragazzi, non è che ci possiamo avvicinare a ogni cosa. Euronics. La notte praticamente. Senti un rumore. Vabbè, non sente niente, eh? La notte sentivo un rumore. Pensavo, tu ho detto. E l'hai detto già. Ma il tempo, la pioggia. No, te l'ho detto a te. La pioggia. Poi mi affaccio dire la fontana che c'avevamo. Qui è dove facevano un casino stanotte. No. Guardate, ragazzi, a valle lì. Cioè lì tutta la valle. Tutte case a spiovente. Sì, qua praticamente facciamo una canzone, praticamente. Poi si può entrare, leggo un divieto. No, ma forse che ieri stavano facendo le chiuse. Vedi? 8, ah no, oggi. Oggi è 8. So cosa vuol dire. Ok, allora. Va bene, va a fare colazione adesso da Nicola. Si chiama Nicola? Da Nicola e niente, è ancora tutto bello. La volevo portare la pashmina, poi ho detto vabbè, non esagerare. Mi volevo portare la pashmina, ho detto vabbè, non esagerare. Oh, vedi che fa freddo. Ma ragazzi, siamo sempre qui, abbiamo preso due cappucce e un espresso. Ottimi, dai. No, vabbè, ottimi no, dai. No, sono buoni. Buoni, buoni, cioè alla fine... Non sono da puttana. Non era come il caffè di Fefe. Caffè di Fefè. Ma è il caffè del Sud Italian Science, dai, non lo batte nessuno. Niente, qua il tempo cambia in maniera veloce. Ieri sentivamo caldo. Caldo, poi stamattina vento, poi ha piovuto un po', poi sole e poi di nuovo vento. Però ci hanno detto che... stasera poi, no, o domani entriamo in questo supermarket per vedere. Ora praticamente noi stiamo uscendo da Stetten qua. Uh-huh. E però... Allora abbiamo sbagliato. Sì. Sì, direi, perché non era... Il panificio era molto più vicino. No, forse è qua. Ancora più lontano. Sì, perché ricordo che c'era una rotonda. Sì, forse sì. Più avanti. E allora siamo entrati in una caffetteria di napoletani, di Avellino. Ed è bello comunicare. È bello, ragazzi. Già che quando dici buongiorno e ti rispondono buongiorno. Siamo entrati paura perché non sapevamo che trovavamo, no? Non vedo una carta a terra, raga, no, mi sa che non è qua, No, non è. Ma la prenderà. Allora abbiamo sbagliato, perché non mi ricordo che c'era questo. C'era questa cosa. Andiamo avanti, lo andiamo a dritto. Sì. È molto diverso di qua. Molto diverso. Ci sono le aiuole, fiori ovunque. Chi lo avrebbe mai detto? Mm-hmm. Che i due DSL85 stavano in Germania, andassero in Germania. In Germania, ragazzi, a lavorare. Domani, ci hanno detto il giovedì, mi sa che veramente non è da qua. Vabbè, andiamo fino in fondo e poi vediamo. Praticamente l'azienda ogni giovedì ti offre un corso di tedesco per gli italiani. E se dovessimo venire, se dovessimo essere presi a lavorare qui, noi siamo obbligati a studiare la lingua tedesca. Perché l'azienda dice tu devi essere efficiente al 100% e non devi essere. Ci stiamo facendo un selfie, ragazzi. Allora, ragazzi, praticamente siamo noi, sono venuti anche mio cognato e mia cognata, no? E loro stanno lavorando qui.
Praticamente questa qui è la pasticceria. No, devo fare un'altra foto che aspetta. Si vede a metà. Questa è la pasticceria. Ok. Questa è la pasticceria. E tra un po' usciranno. Cioè, hanno fatto già la prima prova loro. E che appena arrivati, bam, colpiti. No. E noi invece stessi alle 10:30, vabbè. Ragazzi, sto già scordando le parole in italiano. Ormai so solamente dire Dankeschön. Hello. Dankeschön. Hallo. Springer. Baden. Cioè, italiano. Allora ragazzi, noi siamo qui a mangiare nella nostra azienda e i nostri titolari, guardate, questo è il Backhaus Mall. Che? Non voglio che dice niente di più. Ah, questi cocktail sono qui. Allora io ho preso questo che è una treccia salata forse, con del formaggio, un po' di... Sale. Sì, sale. L'ho messo dopo del sale, non quando l'ho fatto io. Lei cosa ha preso? La treccia è uguale però col salame. Salame, pomodoro. È spalmabile, cetriolo. Poi un insalato e una mega. Guardali quel pane. Guardali quel pane. Le uova a morire. E poi i nostri amici anche lo stesso loro, mezzo panino. Ah, l'hanno riscaldato? Yes. Beh, buon appetito a tutti. Ciao. Ciao. E anche il gallo che c'è. Allora siamo arrivati al dolce, ragazzi, e questo qui cos'è? Senti, non lo so, io ho detto ah, no, sì, ma non lo so. Allora, praticamente è cioccolato, panna, non so, boh. Frutta. Pan di Spagna e questa farcitura? Ciliegia. Alla marena. Ciliegia, cos'è? Ed è molto buono. Molto buono. Allora, siamo fuori, questo è un parco giochi. Dove venire, lì c'è il campo da beach volley, poi c'è gli scivoli, la casetta per i bambini, qua per fare un po' di roba tipo parkour, mezzo campo da basket, là altalene, scivoli, è tanto verde. Allora ragazzi, siamo in albergo. È lentissimo, è normale. Siamo in albergo. Tutti questi qua sono attaccati su di loro. E abbiamo avuto la connessione internet. Mettiamo il codice. E qui anche loro, vedi, siamo tutti felici. Tutti attaccati. Dai, facciamo. Bene, faremo la cosa insieme. Allora ragazzi, abbiamo fatto la connessione ai telefoni. Aspetta. Ok, 3, 2, 1. Yeah! Aspetta. Mostra sempre. Ah, mostra sempre, io ho tutto tolto. Sì. No, vabbè. E quell'altro ho tolto direttamente. Vediamo. Spiacente, impossibile tradurre questa pagina. Ok. E non tradurre, che cacchio ne va. Ora, a fare l'aggiornamento. Aspetta. Ok, sì. Ciao Matteo! Matteo! Stiamo scegliendo il menù. Le zuppe che già ci sono. E dai. Vabbè, sentiamo che cosa c'è. Qua sono ad esempio tre zuppe. Tipo la zuppa? Ad esempio questa qua dice fatta in casa con carne di non so che cosa, leggermente piccante e aggiunto del brodo. La zuppa cosa serve? Questa qui è la zuppa ungherese, sempre con carne e pane gente. Qua c'è quanti carne grigliata qua. Ma in realtà si c'è tutto lo legge. Allora ragazzi, partiamo da questa insalata ricca di cipolla, vedo. È cipolla. È cipolla questa? No, questi, questi qua bianchi. Crauti. Sono i crauti, non. Anche loro lo stesso. Lo stesso. È lo stesso. Questo è ridotto. Questa città. Chi è? No, poi sarà la sostanza. Qui ragazzi, non danno le bottiglie ma danno i bicchieri.
Allora ragazzi, siamo, questa è un'insalata povera, ve l'ho fatta vedere, questa è roba seria, guarda, ed è tutta per noi, tutta per noi, per me. Sì. Siamo di nuovo in camera, sono le quasi le 22, sono 10, quasi le 22. Sono le 10. C'è quella luce, così va un po' più luce. 10 meno 10. Sì. Ci facciamo appena appena una mezz'oretta, che le 10 e un quarto. No, che mezz'oretta? Una mezz'oretta, fino alle 10 e un quarto. Ci svegliamo, ci rivestiamo e dobbiamo andare a lavorare. Inizia il primo giorno di prova noi. Mm-hmm. E siamo un po' agitati. Abbiamo mangiato tanto. Tanto, abbiamo messo carne. Hai fatto vedere, no? Quello che abbiamo messo. Sì, sì, sì. Niente, siamo un po' ancora fusi orario. Curiosi, no, curiosi nel vedere come si lavora lì, perché il mio cognato mi ha detto che è molto diverso, essendo una fabbrica. Niente, siamo curiosi. Mo' ci stiamo preparando e il video di oggi termina qui. Vi consiglio di iscrivervi, di condividere il video, di commentare. Se vi va, e ci sentiamo domani, così vi diciamo come ci è andata la prova. E niente, voi commentate il video che avete visto ieri e fateci sapere cosa ne pensate. Sì. PS, Ettore, io non riesco a capire i cosi su Google Plus. Io vedo che carichi video, vedo che quando fai il commento sul canale mi esce. Però i messaggi privati non li leggo, non li riesco a leggere, cioè non li vedo. Ma boh, questa è una settimana un po' più. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.